criteri di utilizzo degli utili. La riduzione dei costi e ovviamente l'aumento dei ricavi contribuiscono sicuramente alla crescita degli utili di bilancio. Entrambi, i costi e i ricavi, si avvantaggiano della dedizione al lavoro delle persone. Cosa saggia è investire i maggiori utili, oltre che per remunerare il capitale, anche nella ricerca e sviluppo precompetitivo e nella formazione dei lavoratori, crescita culturale e apprendimento di nuove prassi e tecnologie. Ci sono imprese ancora più sagge, che destinano una parte dei loro utili nel territorio, a quelle azioni sul territorio appunto, che fanno crescere il valore del loro bilancio sociale. L'aumento della fiducia dei lavoratori e dei territori nei confronti dell'impresa è sicuramente un acceleratore di qualsiasi tipo di profitto, economico incluso.